Dopo 3 mesi passati in questo buco, è ora di tornare a casa. Viper, ciao! Sei pronto ad affrontare l'ultima sfida? Dio solo sa quanto. E allora sbrigati e raggiungimi nel mio ufficio. E come dovrei presentarmi? Che intendi? Silvia, io non riesco a inquadrarti. Sei un'amica? Una mia nemica? Neutrale? Non lo so. Non farti questi problemi. Vieni come sei. Come sei sempre stato. Come io voglio che tu sia. E per te? Cosa sono io? Un amico. Un amico. Ma non pensare a questo. Prenditi il tempo che vuoi, ma sbrigati. Deciditi a non tardare. Eccomi qui. Oh, Viper! Chi era quello? Chi? Oh, nessuno. Solo il postino. Il postino esce dalla porta sul retro? Sempre. Risparmia molto tempo. Oh, è vero. Il postino è un genio. Lo so. Comunque, sei pronto per mettere fine a tutta questa storia? Sono qui per questo. Bravissimo. E allora vai, vai, vai. Spacca tutto come al solito. Silvia, stai bene? Sì, cazzo. Mai stata meglio. Sembri impaziente e felice? Ho i miei motivi. Ora vai, il primo in rank ti aspetta la metropolitana Jersey York. Manco fossi tu quella che deve lottare. Viper, sei così sicuro di te? Non sei turbato dal dolore della perdita dei tuoi amici? Ci sono modi diversi per affrontare il dolore. Certe persone scopano i funerali, io taglio via le teste. Sono a un passo dalla cima. Metterò fine a tutto questo. Eric Borowski, ovunque voi siate, stasera vi vendicherò. Ed eccoci qui. Non sono affatto sorpreso di vederti, Silvia. Oh, io credo che dovresti esserlo invece. Eric, sei vivo! Sì, Viper, sono ancora tutto intero. Non ci posso credere! Ma come hai fatto? Ti ho visto affogare nella lava con i miei stessi occhi! Uno stregone all'inizio della torre mi ha donato il potere di gestire il fuoco. Quindi mi sono salvato. Sono così contento che tu sia ancora vivo! Contento. Sì. Eric, vieni con me. Restiamo insieme per un ultimo viaggio. Ancora non l'hai capito. O forse non vuoi capire. Sono il tuo ultimo ostacolo. La tua vetta tanto desiderata la otterrai solo tenendo la mia testa. Ma come può essere? Tu, per tutto questo tempo? La verità è che io e te siamo gli unici rimasti. Non ce ne sono altri. Prima o poi ci saremmo dovuti scontrare io e te. Se vogliamo tenere quello per cui abbiamo lottato entrambi, uno di noi deve lasciare. No. Ormai mi conosco abbastanza. Non sopporterei di perderti di nuovo. Entrambi vogliamo tornare alle nostre normali vite. Vogliamo uscire da questa situazione. Ma
sappiamo che non è possibile. Il gioco non finirà finché qualcuno non farà scacco matto. Esatto. Stasera uno di noi passa, l'altro lascia. Se è così, sono pronto a sacrificarmi per mettere fine al gioco. Mi voglio sacrificare anch'io. Sappiamo entrambi chi vincerebbe. Quindi prendi la tua spada. Vuoi andarmene da uomo. Non dire niente. Sei un buon amico. Eric, con chi girerò il mondo adesso? Hai fatto la tua ultima uccisione, ragazzo. Mi dispiace che ti sia fatto coinvolgere in questa situazione. Dal tuo punto di vista, deve sembrare come un'incredibile serie di eventi sfortunati. La verità è che... la partita era truccata dall'inizio. Quasi mi dispiace non averti avvisato prima. C'è così tanto da imparare e tu sai così poche cose. Che diavolo stai dicendo? Chi non sa niente non può capire niente. Tu vuoi sconfiggermi? No. Voglio solo illuminarti. Anche io ero un membro della classifica. Ma ho scoperto i piani di Benny e dell'agenzia. Benny? L'uomo che prima ha tentato di ucciderti. Lui è uno dei reali capi dell'agenzia. O davvero pensavi che Silvia gestisse tutto?
Silvia. Lo scopo dell'agenzia era mettere tutti i Griffers gli uni contro gli altri, in modo da liberare la città di ogni Griffer potente. Perché? Una città senza Griffers è una città che si inginocchia davanti a una grande impresa come l'agenzia. Perché non mi hai avvisato prima? Dovevo lasciar credere all'agenzia che avessero la situazione sotto controllo. Io ti odio così tanto. Dovresti condividere un po' di quell'odio con gli altri Griffers morti. Ah! Vieni, vieni qui. Senza saperlo, fino ad adesso hai lottato per l'agenzia. Non credi sia ora di combattere per loro? Ragazzi, mi dispiace. Sembra proprio che la mia classifica sia finita.